solo a dirci loro, non può ucciderci. Vito dice che sei affidabile. Vito ha detto che mi stavi aspettando. Ce n'hai messo di tempo. Sono Jock Blanchard. Vito dice che puoi sistemare questo puttanaio e farci tornare operativi. Forse. Dipende se le tue informazioni sono buone. Pagava l'uomo di Vito, Andy Turetto, per il lavoro del sindacato. Ma ora quel coglione di Greco ha detto a Andy di spremere tutti per altre quote. Se non paghi, non hai un permesso di lavoro. Quel povero stronzo usa persino gli spioni amici di Greco per riscuotere. Questo Greco mi sembra un sontuoso pezzo di merda. Ah, la storia è molto più complessa. In più Andy deve tenere i permessi sotto chiave. Se succede qualcosa ai permessi, qua non si combina niente. Vedo cosa riesco a tirare fuori dagli uomini di Turetto. Turetto tiene gli uomini in riga, ma dovresti riuscire a far cantare qualcuno. Attento quando dici che lavori per Vito. È un bravo uomo, ma ha fatto incazzare un sacco di gente. Sono problemi che non ti servono. È da un po' che lavori per Vito, ormai. Secondo me Marcano non gli ha mai dato una possibilità. Il sindacato del porto non sarà una grande operazione, ma finché gli uomini hanno voglia di lavorare, è affidabile. Se il gioco si fa duro, arriverà Turetto e farà il duro con te. Guardati le spalle. Se vuoi lavorare al porto, certo, devi lavorare per il sindacato. Ma questa merda sotto Greco, Cristo, sembra che voglia impedire ai ragazzi di lavorare. Tieni quella cazzo di bocca chiusa la prossima volta. Povero bastardo. Ah! Venite! Bella giornata, cazzo. Non ci... Sì, colpito! Crepa, cazzo! Il ragazzo sa sparare bene! Ultime parole. Sembra che voglia nascondermi. Ehi, sono inchiodato qui. Non sono facile da ammazzare come questi. No! Prendetelo!
Venite qui! Tutti qui! Prendilo dall'altra parte! Non vorrei mai l'alba di domani! Posso avere delle scorte a River Row? Vengo dalle tue parti ora. Così poteva far fuori il macellaio. Credi sul serio che un bianco tradirebbe? Diventare bianco. Potete mandarmi un veicolo a River Road? Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Con un'auto. Grazie mille. Avere delle scorte a River Road. Sto arrivando, tieni duro. Vedi qualcosa che ti serve? Vediamo cos'hai. Siamo. A posto. Chiama, siedi. Assassino! Ecco che succede agli spioni. Hai paura? Dove? Lo vedete? Prenditela con uno della tua taglia. Mi hanno sparato! Nostro che sei nei... Dove stanno andando? Ecco.
qui. Giuro che ho sentito qualcosa. Cristo santo, scappate! Qui, vieni fuori a vado a nascondermi. Dite ciao. Via di qui. Cristo santo. Vito dice che puoi aiutarmi a portare al sicuro questi soldi. Ma certo, tesoro, gli... Burke dice che puoi aiutarmi ad ammorbidire gli sbirri, vero? Ma certo, ma sto ancora cercando di ambientarmi. Vieni, lo assicuro. Perché scappano? Stai di lontano e a tutto. È stato così bravo a rallentare il sindacato che sono sorpreso che Turetto non sia in strada a darti la caccia di persone. Ho sentito che Andy Turetto è al sindacato del porto e pretende di sapere chi ha impedito ai suoi di riscuotere le quote. Pensi che abbia spifferato a Greco quello che sta succedendo? No, conoscendo Andy, Greco lo vedrebbe bene sottoterra, accanto a te. Ma c'è dentro fino al collo e se ha un lavoro da fare, puoi scommettere che lo farà. Che situazione del cazzo. E può solo peggiorare. Di ai ragazzi che presto torneranno a lavorare, Jock. Hai fatto incazzare Turetto abbastanza da farlo tornare al sindacato del porto. Dovrai occuparti di lui. Se il gioco si fa duro, arriverà Turetto e farà il duro con te. Guardati le spalle. Il mio padrino ha un bar dietro l'angolo. Prepara una muffuletta niente male. Peccato, venite! Sì, colpito! Io qui non ci crepo! Non saresti dovuto venire qui! Lo vedo! Eccolo là! Cazzo, ricarico!
sparo! Dai, cazzo! Sì, cazzo! Corro al riparo! Merda! Ha ammazzato un altro dei nostri! Devo nascondermi! Finito le munizioni! Si è bloccato! Tanto se non mi ammazzi tu, ci pensa Greco. Beh, visto che Greco non c'è. Quanto sono... Cristo, quanto sono... Il sindacato del porto è sotto controllo. Mettici qualche uomo. Hai fatto fuori quei bastardi, eh? Bel lavoro. Ti manderò qualcuno a fare la guardia. Prendiamo il magazzino e prendiamo Greco. Come rubare le caramelle a un bambino. Sono sicuro che oggi il dossier di Vito Scaletta sia alto quasi un metro, ma non è sempre stato così. Hoover non ammise l'esistenza della mafia fino al 1957, quindi fino ad allora non tenevamo d'occhio gente come Vittorio Scaletta. Sappiamo che partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e passò 6 anni in prigione per furto e traffico di razioni federali. Si crede che fosse un membro importante della famiglia Falcone di Empire Bay, anche se è uno dei sospettati per la morte di Don Carlo Falcone. Quindi, se ha davvero ucciso il Don, Vito aveva amici importanti perché gli fu permesso di vivere. Però venne esiliato e fu costretto a trasferirsi al sud. La commissione convinse Sal Marcano a prendere Vito come vice e gli diede alcuni racket.